Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Pietro VRN e qui ci troviamo come sempre su On the Road Truck Simulator. Ragazzi, in questo undicesimo episodio si torna a fare puramente delle consegne. Mi trovo qui a Berlino, chiaramente, città che avevo raggiunto nel corso dell'ultimo episodio. E nel quale vi avevo mostrato un po' nel dettaglio la patch 1.06. Oggi devo fare una consegna che mi porterà fino ad Hannover. Quindi mi accingo a salire nuovamente a bordo di questo Scania, come potete vedere, dipinto di tutto punto. Accendo anche il motore, ovviamente. Non dimentichiamo chiaramente anche il tachigrafo, le luci. Perfetto, direi che ci siamo, ragazzi. Nel frattempo è venuta giù una pioggia a dirotto, quindi tra poco toccherà mettere pure azionare il tergicristallo, ragazzi. Quindi faremo un viaggio sotto la pioggia. Ok, caricato. Chiudiamo prima questo. Anche questo portellone, ragazzi, saranno più o meno 300 km che andremo a fare almeno. Infatti sono 302 km da qui ad Hannover. E allora, ragazzi, devo fare una variante. E allora, wiper, chiaramente io direi di azionarlo 1 2 3, quindi perfetto. Direi anche di accendere gli abbaglianti, serviranno, perché la luminosità sotto la pioggia è sempre molto problematica, quindi accendiamo anche gli abbaglianti, perfetto. Adottiamo anche questa visuale che è stata aggiunta, ripeto, nel corso dell'ultimo aggiornamento 1.06, anche se ora dobbiamo fare un breve riepilogo, perché in questi ultimi 2 giorni, ragazzi, è successo di tutto. Ora vi racconto. E allora, ragazzi, facciamo un attimo un passo indietro. Era uscita, vi ricordo, la patch 1.06 che andava, ripeto, ad introdurre la personalizzazione dei mezzi, andava a fissare lo specchietto dello Scania, l'icona della benzina, andava ad introdurre questa visuale sinistra-destra da comando, andava a fissare pure i semafori, ragazzi, insomma, tutta una serie di modifiche molto interessanti. Di contro, purtroppo, questa patch ha creato non pochi problemi a parecchi utenti, non so quantificare, ma chiaramente ha coinvolto parecchi utenti. E ovviamente Airsoft è venuta a conoscenza di queste problematiche al salvataggio, che non permettevano di ricaricare la partita, quindi molti giocatori si sono ritrovati nelle condizioni di non poter di avere i salvataggi corrotti. Quindi, ripeto, Airsoft è ricorsa ai ripari, e in questi ultimi 2 giorni praticamente sono usciti addirittura due fix correttivi, perché
portando quindi l'ultima patch, che è l'ultima che sto adoperando adesso, alla versione 1.08, l'ultima versione del gioco, quindi è la versione 1.08. Purtroppo sono cose che non dovrebbero accadere, perché io dico sempre che quando si pubblica una patch bisogna fare dei test molto, molto approfonditi per evitare di giungere a queste problematiche molto, molto fastidiose e che minano chiaramente la credibilità del titolo in generale. Per fortuna, ripeto, la software house è intervenuta tempestivamente e sono uscite ben due patch correttive, ripeto, nel giro di poche ore. Ma resta il fatto che è resta una brutta sensazione. Quindi mi auguro che in futuro si faccia tesoro di questa esperienza per evitare di causare problematiche, non dipende, prima di mandare in download una patch correttiva. E quindi venga testata a fondo. Patch correttiva in ogni caso che andava anche a correggere un'altra faccenda molto importante, e mi riferisco a quel leggero input lag di cui mi ero accorto io personalmente proprio nella personalizzazione dei mezzi. Sembrerebbe che abbiano migliorato qualcosa. Ma tornerò sull'argomento molto, molto presto, magari in una prossima puntata. Oggi volevo fare semplicemente tornare finalmente a fare una consegna dopo diverso tempo. L'episodio precedente, ragazzi, è stato semplicemente e puramente un episodio che ho concentrato sul. Che avevo concentrato sui contenuti della patch. Ragazzi, a proposito del menu di personalizzazione, visto che siamo in argomento, stavo pensando una cosa che non vi avevo mostrato durante quella fase di customizzazione del mezzo. Quando sono andato a modificare praticamente il mio mezzo, successivamente al video, poi ho controllato anche gli altri mezzi della mia flotta, quindi gli altri mezzi che posseggo, non solo le varie motrici, ma anche i rimorchi. In pratica, ragazzi, quando ho eseguito la personalizzazione del mio mezzo, in realtà questa customizzazione va a, come dire, ricoprire chiaramente anche tutti i mezzi del
della flotta con le modifiche che avevo praticamente effettuato nel mio camion, a livello di livrea, intendo. Per cui in un sol colpo mi sono ritrovato praticamente tutti i mezzi della flotta con la stessa grafica del mio mezzo, il che è molto positivo perché così l'azienda ha tutto un unico colore, per così dire, grafico, e quindi ho pagato praticamente solo per in quelle 60.000 euro, ripeto, ho pagato la personalizzazione di tutta la flotta in pratica. Ho notato che l'ultima patch ha introdotto parecchi lavori in corso, ecco, se fate caso, ci sono parecchi lavori autostradali, molti poligoni a simboleggiare proprio dei lavori in corso, ragazzi. Quindi ci sono parecchie interruzioni. Sono piccoli dettagli che chiaramente vado notando proprio facendo puramente del gameplay, ecco. E che chiaramente da una prima occhiata sommaria non avevo fatto tanto, tanto caso. Per il resto, graficamente, il gioco non è cambiato di una virgola, quindi si sono concentrati solo su altri aspetti, ecco. Resta sempre il caro vecchio On the Road. La prendono pure comoda, devo dire.
Una pioggia, ragazzi, fitta, continua, però non coinvolge per il momento il parabrezza. Sto notando che evidentemente è semplicemente è rimasta praticamente collegata al percorso, ma non fa alcun che, ragazzi, per cui ho disattivato il tergicristalli perché era totalmente inutile. Resta sempre chiaramente il limite dei 90 km orari, salvo qualche raro caso in cui si può prendere facilmente velocità in discesa, però questo chiaramente ti obbliga, tra virgolette, cioè, certe volte a fare un po' di fatica anche nei sorpassi, ragazzi. Stavolta è ripresa di nuovo. Ragazzi, è un gioco che spesso quando dovete fare parecchi chilometri ci sono anche dei inevitabili silenzi perché ci si rilassa chiaramente alla guida e ci si concentra sul percorso. Ripeto, devo consegnare questo carico ad Hannover, mi trovavo a Berlino e paga abbastanza bene, devo giustamente ripagare la personalizzazione del mio camion.
anzi, in questo caso direi la personalizzazione di tutti i camion dell'azienda, ecco. Devo dire, i ragazzi che hanno riprodotto abbastanza dignitosamente anche, come dire, l'effetto di aquaplaning, diciamo, l'effetto scivolamento. Spesso mi accorgo che se esagero leggermente in fase di accelerazione su questa superficie chiaramente umida, mi accorgo di un leggero pattinamento del pneumatico e quindi tendo un po' a scodare, diciamo. Quindi almeno da questo punto di vista hanno riprodotto bene l'effetto quindi della pioggia sul pneumatico, ecco. Io direi che possiamo anche disattivarli. Ok. E quindi ci faremo questi ultimi 90 km, ragazzi, in asciutto più o meno. Nel frattempo, ragazzi, come avete avuto modo di notare, provo anche queste visuali laterali durante la guida. Però, a mio modo di vedere, sono decisamente più comode agli incroci. È più utile ovviamente.
per il resto, ragazzi, non ci sono, non vedo alcun rallentamento, alcuna incertezza del motore grafico, anche su queste distanze abbastanza lunghe. Tutto rende il gioco abbastanza godibile alla guida, ecco. Questo è innegabile. Ripeto, purtroppo ci sono state queste problematiche di cui vi dicevo prima, dopo la patch 1.06, che hanno poi fissato con due patch successive. Spero sia stato solo un incidente di percorso isolato, ecco. Che il titolo promette bene nel suo complesso. E queste polemiche dopo la patch 1.06 chiaramente non ci volevano, ragazzi. In ogni caso, ragazzi, oggi avevo voglia di fare questo lungo percorso insieme a voi e mostrarvi che tutto era chiaramente tornato alla normalità. Non c'erano problemi ulteriori. Finalmente sono giunto ad Hannover, devo solo consegnare questo carico e poi andremo a fare i saluti, ragazzi. Ops, che succede? Siamo usciti da questo incrocio, ragazzi. Ok.
ragazzi, siamo nei dintorni del punto di scarico. Comincio a preparare il tutto. Ok, ci siamo quasi. Per 100 km, però ragazzi, ne è valsa la pena perché avevo voglia di tornare, ripeto, sulle strade a chiacchierare insieme a voi e farvi un po' il punto della situazione di On The Road alla luce di queste ultime due patch correttive che hanno portato chiaramente il titolo alla versione 1.08. Devo allineare bene, ragazzi, al trigger. Ok. Ok. Perfetto, io direi di bloccare qui lo Scania, scendere da questa parte. Solito firmare la bolla, firmare sempre al solito, vi dico sempre che non hanno mai implementato quella variante. Sono questi bancali da consegnare. E poi facciamo i saluti, ragazzi. Ok, tutto a posto, allora direi di salire nuovamente a bordo dello Scania, spingermi giusto giusto un pelino avanti, così che posso richiudere senza problemi i due portelloni. E direi anche di spegnere e fare i saluti. Ragazzi, anche questo undicesimo episodio qui su On The Road Truck Simulator si avvia alla conclusione. Spero che questo viaggio e questo anche questo episodio vi sia piaciuto. Abbiamo fatto una chiacchierata alla luce di questa patch correttiva 1.07 e 1.08 in questo caso. Noi ci ascoltiamo alla prossima e come sempre vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo, ripeto, alla prossima e come sempre io vi lascio i miei saluti. Ciao ciao ragazzi!